Ciao, sono Ezio Guaitamacchi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i Rock Files di Live Gate Radio, lo storico programma dal palco dello Spirit di Milano. Ospiti di questa puntata due grandi artisti che, a modo proprio, hanno scritto pagine importanti della storia della musica in Italia. Il primo, Beppe Gambetta, è un chitarrista formidabile, un artista internazionale che passa metà del suo tempo negli Stati Uniti. Ha appena pubblicato, dopo 40 anni, il suo primo album da cantautore. Si chiama Where the Wind Blows, dove tira o vento. Già, perché Gambetta nel disco canta in dialetto genovese, la sua città d'origine, in inglese e in italiano. Un omaggio al grande cantautorato tradizionale italiano e anglo-americano. Il secondo, Eugenio Finardi, non ha bisogno di presentazioni, lui è la storia del rock d'Italia. Durante il lockdown ha registrato una canzone che si chiama Milano Chiama, una sorta di versione italica della celeberrima London Calling dei Clash. Buon ascolto dunque con la musica e le parole di Beppe Gambetta e Eugenio Finardi. Nonna Gio e le assula cui se figgi, un maio le ha partito senza tornare. Sì, abbiamo scelto di dare due titoli per al disco per così per raccontare un po' l'internazionalità del mio percorso, il mio continuo viaggiare in terre lontane, e anziché italiano abbiamo scelto il genovese perché questa canzone, che è un po' la canzone title track, la più importante del progetto, l'ho scritta in genovese seguendo un po' questo grande insegnamento che abbiamo avuto da Fabrizio De André. A sena cosa ti che vuoi tornare, un soldi me lasciò lì in tasca, ma un male torna grosso e l'ego all'intra dentro, non vancio a poca, van dove ti ha un vento. Sì, io sono legatissimo a Genova perché è chiaramente una fonte incredibile di ispirazione, lo è sempre stata, è anche una città sottovalutata che secondo me andrebbe conosciuta di più, e nello scrivere Dove ti ha o vento ho proprio voluto raccontare questo legame che gli artisti, che i genovesi hanno con la propria città, che si trova nelle antiche canzoni, che si trova anche in Cresa del Ma, questa idea del ritorno. E quindi il significato di questa canzone che ho scritto è questo contrasto, racconta del contrasto di questa travagliata vita della città nei secoli, che ha avuto sempre dei grossi, grossi disastri e grossi problemi, in contrasto con questa bellezza che comunque continua a chiamarti e comunque continua a farti ritornare. E appunto, Dove ti ha o vento vuol dire purtroppo ancora ai giorni nostri i giovani devono emigrare, non vanno più alla Bocca, non vanno più dove i vecchi genovesi andavano in Argentina, ma vanno dove li porta il vento, perché adesso ci si sposta ovunque ci sia un lavoro. Sopporto la tortura, gli squadroni della morte, interi popoli che vivono la paura che gli bussino le porte. Tecnicamente è nata da... Beh, tu sai che io ho questa mania di costruire, di assemblare chitarre, eccetera, eccetera. Ho fatto una chitarra per Giubazze, il mio chitarrista, e provandola a un certo punto, sai, è una Stratocaster, per cui dai, prova il pick up degli Acuti, che è quello più acido,
E lui per provarlo ha fatto questi accordi che a me mi hanno fatto venire in mente i Clash. E siccome invece Andrea Pintaldi era Pachino, ho detto Milano chiama e Pachino risponde. In origine erano Pachino e Torino dove abita Giuvazza, capisci? Poi è venuta giù la serranda, prunf, di colpo, e siamo rimasti con questi appunti sul computer, su Logic, e le tecnologie di oggi permettono, nonostante e l'abilità, devo dire, di Pinaxa, grande, grandissimo produttore, di mixatore, creatore, sound designer, ecco, diciamo, che su un'ottima produzione di Giuvazza ha realizzato il pezzo così. Amo gli afghani che lottano una guerra già perduta, perché sanno che la resa è la morte garantita. Odio i delatori e le spine di Soweto che ti marchiano la porta con un simbolo segreto. L'America in questo momento, guarda, l'ha detto bene un commentatore nero della CNN, Don Lemon, che ha proprio detto a questo punto la rabbia che noi sentiamo rispetto agli Stati Uniti, rispetto al sogno dell'America, viene dalla speranza che abbiamo avuto, dal fatto di quanto fosse grande questo sogno e quanto è grande la delusione. Ecco, io mi sento profondamente deluso, ma furibondo proprio. Non è possibile, avevo 11 anni quando hanno ammazzato Kennedy, perché si apriva ai neri? Avevo 11 anni quando Martin Luther King ha fatto il suo discorso I Have a Dream, 16 anni quando nel 68, quando l'America intera bruciò, ma ancora prima ero in America nel 65, l'estate di Watts, che videro anche i Rolling Stones, insomma, e poi dopo Rodney King e tutto, e non è cambiato niente. Thank you.